fill my heart with song and let me sing. Nuova puntata dell'ospite oggi su Telemonte Cronio e il protagonista della trasmissione di Maria Genuardi è il consigliere comunale Calogero Bono, ex presidente del Consiglio Comunale e candidato a sindaco alle amministrative del 2017. Da un anno e mezzo si trova a svolgere il ruolo di consigliere di opposizione e lo sta facendo con particolare veemenza nei confronti del sindaco Valenti e dell'amministrazione di centrosinistra, sottolineando come gran parte dell'atteggiamento del centrodestra sia una reazione alle provocazioni della coalizione che governa la città, accusata di non avere in alcun modo voluto dialogare con l'opposizione. Questo sindaco, piuttosto che invece aprire alle opposizioni in virtù del fatto che non è partita con tutto quel consenso elettorale che avevano avuto i precedenti sindaci, invece passi il proprio tempo in questo periodo ad addossare le colpe alla precedente amministrazione. Il sindaco in realtà sostiene che questa è un'opposizione che sa solo criticare, che non avanza proposte, perché se da parte loro arrivassero delle proposte, sostiene spesso, allora io sarei ben felice di accoglierle, di discuterle, eccetera. Delle questa due una non si capisce come... Questa è l'ennesima bugia di Francesca Valenti, che l'abbiamo tra l'altro cantato nel corso di una conferenza stampa, perché è ad uso il sindaco di mistificare la realtà e raggirare molto spesso quella che è la verità che è sotto gli occhi di tutti. Le proposte ci sono state e ci sono state in consiglio comunale, fuori il consiglio comunale. In nessuna delle occasioni che l'opposizione ha presentato delle proposte anche di carattere generale, l'amministrazione, la maggioranza consiliare le ha mai prese in considerazione. Le faccio degli esempi. Vogliamo parlare della commissione Terme, quando le opposizioni, prima 5 Stelle e poi anche il centrodestra, chiedevano un tavolo tecnico, una cosa diversa. No, la maggioranza consiliare e il sindaco, bisogna fare la commissione speciale, che ha avuto sì ha svolto un ruolo sicuramente, però il tavolo tecnico, così come l'aveva pensato sia il Movimento 5 Stelle sia il centrodestra, che aveva da subito sposato l'idea, era un'altra cosa. E tutte le proposte che abbiamo fatto in occasione del bilancio di previsione 2018, tutte cestinate. Sul piano politico c'è la difficoltà a collocarsi e avere punti di riferimento all'interno del centrodestra. Il centrodestra vive un momento un po' particolare a livello nazionale, non solo a livello locale. C'è uno scenario, voglio dire, dove c'è un partito, la Lega, che la sta facendo da egemone, perché viaggia a numeri importanti, intorno al 30%. C'è un partito che è in grande difficoltà, che è Forza Italia, ma c'è nel centrodestra un'area moderata che in questo momento non ha una rappresentanza, voglio dire, politica. C'è ancora molto tempo, però alla fine del mandato di questa amministrazione, se dovessero verificarsi le condizioni, se le venisse chiesto, lei sarebbe disponibile a candidarsi nuovamente a sindaco? No, al momento, no, mai dire mai però. No, questo lo penso pure io. Lei lo esclude completamente? Lo penso pure io, mai dire mai, però mi sento assolutamente di escludere una mia nuova avventura in prima linea, cioè da candidato a sindaco.